Le delegazioni sono arrivate da 7 paesi europei, Norvegia, Spagna, Grecia, Romania, Svezia, Paesi Bassi ed ovviamente Italia, per partecipare all'evento conclusivo di Femina alla Borsa Merci di Arezzo. È al centro il tema dell'imprenditoria femminile nel settore, diciamo, dell'alta tecnologia, quindi di quelle che sono le start-up, ma anche le imprese che già operano in questo importante settore che ha avuto un impulso molto forte negli ultimi 2 anni, particolarmente quelli della pandemia, che hanno visto approcciare anche con metodologie nuove ovviamente ai mercati e alla organizzazione e alla strutturazione delle imprese. Questo ovviamente è stato particolarmente rilevante nel mondo dell'impresa e dell'imprenditoria femminile, che ovviamente ha saputo rispondere in modo forse non totalmente soddisfacente, perché i numeri ancora purtroppo per quanto riguarda le imprese femminili non sono quelli che ovviamente tutti ci auspicheremmo, ancora dobbiamo fare molto, ma comunque hanno dato un segnale importante. C'è stato addirittura un aumento negli ultimi 2 anni di quelle che sono le start-up innovative, e quindi un segnale davvero di crescita rilevante. Tutto questo deve essere coltivato ancora di più. Si tratta di un intervento volto ad individuare gli strumenti politici e normativi in grado di superare il divario di genere esistente nelle piccole e medie imprese europee ad alta tecnologia. È un'impresa su 4 è donna ad Arezzo, ma è ancora... c'è una disparità di genere legata ovviamente alle difficoltà nella produttività, nella competitività, soprattutto dal lato della formazione. Solo una donna su 5 si iscrive a corsi di formazione cosiddetti STEM, nel campo delle scienze, della tecnologia, dell'ingegneria e anche della matematica, e questo è un gap di produttività, di competitività che va a penalizzare questo tipo di occupazione. Per quanto riguarda il futuro, noi abbiamo progetti importanti. Pensate che abbiamo presentato 5 progetti per un valore complessivo di oltre 8 milioni di euro, e sono anche quelli per l'imprenditoria femminile, per il raggiungimento di scopi di parità di genere e di formazione nel mondo, particolarmente nel mondo femminile e nei loro ruoli nelle piccole e medie imprese.